Eccoci qua, buon pomeriggio amici di Instagram e amici di Facebook. Eccomi qua, buon venerdì. Come va? Come state? È caldo lì da voi? Anche qui una bellissima giornata di sole, caldissima, afosa, da far mancare l'aria, ma siamo pronti, questa è l'estate. Eccoci qua, ciao a tutti, ciao a tutti. Io sono pronta oggi per offrirvi una merenda semplice e senza accendere il forno. Quindi se voi siete d'accordo, tra un po' inizieremo. Però permettetemi di salutare a Gina, ciao Gina, e ciao Mary. Mi scuso pubblicamente con voi, ma con chiunque io non abbia salutato, ma vi chiedo scusa perché siete in molti, vi ringrazio, e non riesco a leggervi in diretta tutti, ma vi leggo poi seduta sulla mia sdraio con calma, vi leggo uno ad uno e vi abbraccio uno ad uno e vi ringrazio uno ad uno. Quindi, ciao Gina e ciao Mary, un bacio. Allora, oggi, come detto, faremo dei muffin senza forno. Allora, molto semplici, perché io utilizzerò la base della cheesecake che trovate sempre sul mio sito tinaincucina.it, e poi, visto che ieri ho fatto, come sapete, la confettura di pesche, che è un profumo inebriante, veramente ve la consiglio vivamente di farla, utilizzerò, diciamo, come ripieno dei miei muffin freddi senza forno insieme a della crema pasticcera. Allora, iniziamo subito, non ci perdiamo in chiacchiere. Allora, qui io ho frullato 200 g di biscotti, quelli che avete a casa, vanno bene anche le fette biscottate, tranquilli. E poi li metterò, lo facciamo insieme, in una bowl con 80 ml di burro fuso. Ecco qua, così andiamo a miscelare. Quindi 200 g di biscotti frullati, poi in una ciotola con del burro fuso, 80 g di burro fuso. Ecco qua. Facciamo la nostra, come posso dire, io dico sempre così con Sofia, sabbia bagnata, ecco. No? Quando dobbiamo fare i castelli di sabbia al mare, ecco. Così. Io vado con le mani perché sono molto genuina, eh. Le cose fatte con le mani rendono meglio, no? Come si dice? Ecco qua. Poi ho preparato, quando sono tornata oggi dal lavoro, ho preparato della crema pasticcera, ma ho fatto mezza dose perché oggi voglio fare 6 muffin freddi. Ma voi raddoppiate pure le dosi, poi scrivo la ricetta. Allora, ho messo 250 ml di latte fresco intero, mi raccomando, va bene anche il latte vegetale per i nostri amici veg. Poi ho messo 2 uova, i tuorli, 75 g di zucchero, 50 g di farina e la buccia del limone o la vaniglia, se vi va, insomma. Qua io ho fatto, mi vado a sciacquare le mani perché altrimenti non riesco a lavorare, mi conoscete ormai. Oggi sono a pois, mi piaccio a pois, ho messo la maglietta a pois, ho sfoggiato i pois. Allora, cosa facciamo? Nello stampo, il nostro stampo per da muffin, andiamo a mettere la base di biscotti, ripeto, 200 g di biscotti con 80 ml di burro fuso. I biscotti prima li tritiamo nel mixer e poi li versiamo in una ciotola e li condiamo con il burro. Ora, la cosa importante, che diciamo è importante perché voglio che il vostro muffin sia perfetto, quindi devo andare a sistemarlo per bene. Utilizzo il fondo di un bicchiere, guardate, devo andare così a fare il fondo del mio muffin. Schiaccio così si compatta bene, poi il bicchiere si sporcherà, ma non ci interessa. La mia base è pronta, poi cosa faccio? Ne metto ancora un po' perché devo formare dei bordini, dei bordi, perché diciamo è come se fosse una frolla, no? Una frolla senza forno. Il nostro burro legherà con i biscotti e formerà un bordo che raccoglierà poi la crema e la confettura, ok? Ecco.
Io però con il ditino faccio meglio. No? Così. Adesso vi faccio vedere, perché altrimenti non riesco a farmi capire bene. Mi avvicino, eh? Allora, dobbiamo fare un bordino, così raccoglierà la nostra, il nostro ripieno, no? Ecco qua. Ne facciamo un altro. Così. Allora, schiaccio la base, così. E poi mi aiuto col ditino. Se ci fosse stata Sofia qui, si sarebbe divertita molto. Ma oggi è di là, oggi è di là. Oggi si è messa a dipingere, a disegnare. Poi i bambini sono così. Molto semplici, trovano sempre il passatempo. Allora, ecco qua, io ne faccio due con voi, faccio vedere giusto. Sono molto precisa, quindi perdo un po' più di tempo a fare la base perché voglio che poi il mio muffin freddo, questi qui si conservano in frigo, quindi voglio essere molto precisa. Allora, accantoniamo un po'. Ora lascio a voi la scelta se mettere prima la confettura di pesche o prima la crema. Cosa facciamo secondo voi? Non lo so, faccio io. Allora io metterei prima, non lo so, sapete, sono un po' titubante su sta cosa. Mettiamo prima la confettura? Mettiamo una confettura? Dai, facciamo uno prima la confettura e poi uno prima la crema. Allora, quando avrete messo per bene la vostra base, tenetela in frigo. Io adesso in diretta perché vado di fretta, ho sbagliato, vado di fretta, vado veloce, però fate sostare nel frigo la vostra base di biscotti, una mezz'oretta basta, e poi dopo la andate a farcire. Allora, prendo un altro cucchiaio e mettiamo la crema. Olè. Poi, se vi piace, potete anche sbriciolare ancora sopra biscotti, altrimenti lo lasciate così con la crema. Ora qui mi sono confusa, volevo fare prima crema e poi confettura. Volevo farli un po' alternati. Poi scegliete voi come farcirlo, eh? E come decorazione arrivo, mi sciacquo la mano. Mettiamo così. E come decorazione io direi di mettere qualche fettina di frutta che vado a prendere, perché è estate e fresco, io ce l'ho nel frigo, metto la pesca perché ho la mia confettura di pesche e quindi la frutta, ho scelto la pesca, ma ci sta bene la fragola, la ciliegia, scegliete voi, insomma. Allora io direi però di servire con la buccia, molto molto elegante la buccia, quindi direi di mettere la fettina, se ci riesco a staccarla, perché poi litigo un po' anch'io con la frutta, quando devo fare le decorazioni. E qui c'è una fettina però di pesca, accipicchia, accidervolina, è proprio grandissima, è una fettona. Io la taglio, che problema c'è? Ecco, io farei in questo modo, forse un po' più sottile, Tina. Di qua. Così. E questi dolcetti vanno nel frigo, quando saranno pronti, freschi freschi li mangiamo e avremo una frolla senza cottura, molto fragrante, e poi questo ripieno avvolgente di confettura di pesche e crema pasticcera. Ecco, questa era la mia merenda di oggi, io adesso la faccio sostare nel frigo e tra un'oretta direi di passare proprio all'assaggio. Che dite?
Poi non mi sono fatta ancora il caffè oggi, quindi dopo lo prenderò subitissimo. Ciao Angela! Allora, pasta biscotto. Allora, prossimamente, visto che su TikTok con Sofia abbiamo realizzato la pasta biscotto con il gelato dentro, mascarpone, panna e gocce di cioccolato con la Nutella poi, questo gelato buonissimo, la ricetta arriverà presto sul sito tinaincucina.it. Poi, Caterina ci dice che avrebbe messo prima la marmellata e poi la crema. Allora, scegli tu. Allora, Cristina. Stefania, buon pomeriggio. 34 gradi a Brescia. Io qui non so quanti gradi sono, vorrei vedere sul telefono, ma mi sa che non ci riesco, però dopo ve lo comunico, però a bassa ombra è molto caldo e non tira neanche vento, quindi va bene così. Allora, io vi lascio con questi muffin freddi, ma senza forno li ho chiamati, li vado a mettere in frigo e poi ci vediamo nelle stories dopo, perché penso che qualche topolino qui mi verrà a fare visita. Sì, sì, verrà a mangiare. Allora, vi abbraccio tutti, buon fine settimana e ci vediamo con un'altra ricetta, alla prossima ricetta allora. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao, 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 adesso vi vado a leggere.